Doveroso, è doveroso la solidarietà delle persone per questo episodio e per l'indifferenza che c'è stata, quindi è importante essere qui. Ecco, noi vogliamo un pochettino anche in qualche modo sollecitare la cittadinanza contro l'indifferenza e quindi questa sera questo presidio per portare, diciamo, la parola di solidarietà ai familiari di Alika, insomma. Beh, sicuramente di razzismo nelle vicende ormai è constatato che c'è poco. È chiaro che bisogna comunque stare in piazza per anche dire che bisogna accentuare la solidarietà. Solidarietà per le persone, per la dignità umana, e quindi noi abbiamo questa responsabilità come organizzazione. Io sono nigeriano e riconosco amico nostro, e lui sempre sta in giro qua. Io abito qui in Civitanova, lavoro, è stato successo strano. No, noi insieme a tutta la rete che abbiamo già costituito da anni siamo associazioni, organizzazioni sindacali che si occupano quotidianamente della lotta per i diritti dei cittadini, dei lavoratori, per l'accoglienza, contro l'emarginazione. Quindi l'episodio drammatico che è avvenuto è solamente esemplificativo di una società che sta soffrendo e bisogna assolutamente mettere in campo delle risorse per far sì che sia più solidale e accogliente.